doveroso parteciparle che il diniego che arriva inspiegabile, improvviso, dagli uffici dell'amministrazione da lei attualmente guidata, interrompe immotivatamente un percorso di riappropriazione fin qui svolto insieme all'istituzione, e rappresenta un diniego a tutte le iniziative programmate dal Comitato nelle settimane a seguire. Un programma che senza costi, lo abbiamo detto, senza costi alcuni per l'amministrazione, animerebbe la vita culturale, pubblica e sociale di una città in cui tutto questo è assente da troppi anni, che renderebbe vivi e attivi beni comuni di così grande importanza quali sono i cantieri della Zisa e che darebbe spazio e continuità a quanto di nuovo e partecipato sta accadendo oggi in città, tra cui la riapertura, la fruizione pubblica del Teatro Garibaldi. Triplo applauso carpiato.